Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! Ogni cosa ha la sua stagione ed ogni scopo il suo tempo sotto il cielo. Io non possedevo la saggezza di Salomone per confortarmi. Ogni volta che uscivo di casa mi guardavo attentamente intorno cercando il volto del guru che mi era destinato. Ma la mia strada non incrociò la sua fin quando non ebbi terminato i miei studi liceali. Trascorsero 2 anni fra la tentata fuga con Amar verso l'Himalaya e il grande giorno dell'entrata di Sri Yukteswar nella mia vita. Durante questo lasso di tempo avevo incontrato molti saggi, il santo dei profumi, lo Swami delle tigri, Najendranath Baduri, il maestro Mahasaya e il famoso scienziato bengali Jadais Chandra Bose. Il mio incontro col santo dei profumi fu preceduto da 2 episodi, l'uno armonico, l'altro umoristico. Dio è semplice, ogni altra cosa è complessa, non cercare valori assoluti nel mondo relativo della natura. Queste massime filosofiche penetrarono dolcemente il mio orecchio mentre me ne stavo in silenzio davanti ad un'immagine di Kali nel tempio. Piccola nota, Kali rappresenta il principio eterno della natura. Essa viene tradizionalmente rappresentata come una donna con 4 braccia, eretta sulla forma coricata del dio Shiva, o l'infinito, poiché la natura, il mondo fenomenico, è radicata nel noumeno. Le 4 braccia che reggono oggetti simbolici rappresentano gli attributi cardinali, 2 benefici, 2 distruttivi, ed indicano la dualità essenziale della materia o creazione. Mi volsi e mi trovai di fronte ad un uomo alto che l'abito, o meglio la mancanza di qualsiasi abito, rivelava per un sadhu errante. «Avete davvero penetrato la perplessità che è nei miei pensieri», dissi sorridendogli con gratitudine. «La coesistenza di aspetti benigni e terribili nella natura, simbolizzati in Kali, hanno sconcertato menti assai più sagge della mia. Pochi sono quelli che sanno risolvere il suo mistero. Il bene e il male sono l'enigma che la vita, quale sfinge, sfida ogni intelligenza umana a risolvere. La maggior parte degli uomini, che non ne cerca la soluzione, paga col pegno della vita, oggi come ai tempi di Tebe. Qua e là, una torreggiante figura solitaria non accetta sconfitta. Dalla maglia della dualità coglie la verità invisibile dell'unità». Piccola nota. Maya vuol dire illusione cosmica, letteralmente significa il misuratore. Maya è il potere magico nella creazione, per cui le limitazioni e le divisioni sono apparentemente presenti nell'incommensurabile e nell'inseparabile. Emerson scrisse la seguente poesia dal titolo Maya. «L'illusione lavora nel mistero, tessendo innumerevoli tele. Le sue visioni gaie non mancano mai, s'affollano l'una sull'altra, velo su velo, incantatrice che vuole essere creduta dall'uomo che ha sete di inganni». Parlate con convinzione, signore. Ho esercitato a lungo un'onesta introspezione, metodo squisitamente doloroso per accostarsi alla saggezza.
L'autoesame, la spietata osservazione dei propri pensieri, è un'esperienza integrale e sconvolgente che polverizza l'ego più robusto. Ma la vera autoanalisi agisce in modo da produrre matematicamente dei veggenti. La via dell'autoespressione, il riconoscimento dei meriti individuali, produce degli egoisti, sicuri del loro diritto ad una personale interpretazione di Dio e dell'universo. Non vi è dubbio che la verità si ritrae umilmente davanti a tale arrogante originalità. La discussione mi piaceva. L'uomo non può comprendere nessuna verità eterna fin quando non si sia liberato della sua presunzione. La mente umana, denudata fino a rivelarsi una melma secolare, brulica della repellente vita di innumerevoli inganni terreni. Le lotte sui campi di battaglia divengono insignificanti se comparate a quelle dell'uomo che affronta per la prima volta i suoi nemici interiori. Questi non sono nemici umani, che possono essere sopraffatti da un impressionante spiegamento di forze. Onnipresenti, implacabili persecutori dell'uomo perfino nel sonno, muniti di subdole armi mefitiche, questi soldati dell'ignoranza e della concupiscenza cercano di uccidervi tutti. Stolto è l'uomo che seppellisce i propri ideali, arrendendosi al comune destino. Che cosa può mai sembrare se non un essere impotente, insensibile, ignominioso? Rispettabile signore, non avete compassione per le masse disorientate? Il saggio tacque per un poco, poi riprese, rispondendo indirettamente alla mia domanda. Spesso è assai difficile poter amare entrambi. Il Dio invisibile custode di tutte le virtù e l'uomo visibile che in apparenza non ne possiede alcuna. Ma l'ingegnosità dell'uomo è pari al labirinto in cui si dibatte. La ricerca interiore ben presto rivela che in tutti gli animi umani esiste una certa unità, rappresentata dal forte vincolo comune del motivo egoistico. In tal senso, almeno, si rivela la fratellanza degli uomini. Una sbigottita umiltà segue a questa constatazione livellatrice. Essa diventa compassione per i propri compagni. C'è chi ha le forze risanatrici dell'anima che attendono di essere scoperte. I santi di ogni tempo, Signore, hanno sentito quello che sentite voi per i dolori del mondo. Solo l'uomo superficiale diviene insensibile alle miserie della vita altrui e si chiude nel piccolo cerchio delle proprie sofferenze. L'austero viso del sadhu si era notevolmente addolcito. Colui che usa il bisturi per sezionare se stesso sentirà espandersi entro di sé la pietà universale. Egli sarà liberato dalle assordanti pretese del suo io. L'amore di Dio fiorisce su questo terreno. La creatura finalmente si rivolge al Creatore, non fosse altro che per porgli questa angosciosa domanda: perché, Signore, perché? Dalle brucianti frustate del dolore, l'uomo è sospinto infine alla presenza infinita, la cui sola bellezza dovrebbe bastare ad allettarlo. Il saggio ed io ci trovavamo a Calcutta, nel tempio di Kalighat, di cui ero andato ad ammirare i ben noti splendori. Con un gesto largo, il compagno, datomi dal caso, disprezzò tutta quella innata magnificenza. I mattoni e il cemento non ci cantano udibili melodie,
Il cuore si apre solo al canto umano dell'essere. Chiamati dall'invitante brillio del sole, ci avviamo verso l'uscita, dove l'andirivieni dei devoti era continuo. Sei giovane? Il saggio mi esaminò pensoso. Anche l'India è giovane. Gli antichi rishi stabilirono gli indistruttibili modelli del vivere spirituale. Le loro antiche massime sono sufficienti per questo paese e per questa epoca. Tuttora insuperati e tutt'altro che inermi di fronte alle insidie del materialismo, quei precetti disciplinari plasmano l'India ancora oggi. Da millenni, che sono assai più di quanti osino computarne gli imbarazzati studiosi, lo scettico tempo ha convalidato la virtù dei Veda. Questa è la tua eredità. Piccola nota, Rishi vuol dire veggenti, furono gli autori dei Veda in un'antichità oscura. Mentre prendevo rispettosamente congedo dall'eloquente Sadhu, egli mi rivelò una sua percezione chiaroveggente. Lasciando questo luogo oggi stesso, incontrerai sulla tua strada un'esperienza non comune. Mi allontanai dai paraggi del tempio e vagai senza meta. Voltando l'angolo, mi imbattei in una vecchia conoscenza, uno di quegli esseri charlieri la cui loquela ignora il tempo e abbraccia l'eternità. Ti lascerò andar via fra un momento, se mi racconti tutto quello che ti è accaduto durante i 6 anni in cui non ci siamo visti. Quale paradosso! Io debbo andarmene subito. Ma egli mi tratteneva per una mano, strappandomi brani di notizie. Sembrava un lupo famelico, pensavo divertito. Più parlavo e più diveniva avido di notizie. Dentro di me imploravo la dea Kali di offrirmi un modo garbato per sfuggirli. All'improvviso il mio compagno mi lasciò. Respirai di sollievo e affrettai il passo, temendo di ricadere in potere di quel chiacchierone. Udendo rapidi passi dietro di me, accelerai ancor più la mia andatura, senza osare voltarmi, ma con un salto il giovane mi raggiunse e giovialmente mi afferrò per una spalla. Ho dimenticato di parlarti di Gandababa, il santo dei profumi, che onora della sua presenza a quella casa, e mi indicò un'abitazione a qualche metro di distanza. Vallo a vedere, vai, è interessante, potrei fare un'esperienza non comune. Arrivederci. E questa volta mi lasciò davvero. Subito mi tornò in mente la predizione espressa in modo consimile dal Sadhu nel tempio di Kaligat. Incuriosito, entrai nella casa e fu introdotto in un salotto confortevole. Molte persone vi si trovavano sedute alla maniera orientale, sparse qua e là su di un folto tappeto color arancione. Mi giunse all'orecchio un reverente bisbiglio. Guardate Ganda, Baba, seduto sulla sua pelle di leopardo. Può dare il profumo di qualsiasi fiore ad un fiore in odore, o far rivivere un fiore appassito, o far sì che dalla pelle di una persona emani una fragranza deliziosa. Guardai il santo. Il suo sguardo acuto si fissò nel mio. Era tarchiato, barbuto, con pelle scura e grandi occhi sfavillanti. Figlio, sono lieto di vederti. Di quello che vuoi. Gradiresti qualche profumo? A quale scopo? Giudicavo le sue parole alquanto puerili. Per farti sperimentare un modo miracoloso di godere dei profumi. Volete usare del potere di Dio per creare profumi? E perché no? Dio crea profumi ad ogni modo. Sì, ma egli modella fragili fiale di petali perché siano usate fresche e poi buttate via. Potete materializzare dei fiori?
Sì, ma d'abitudine io materializzo profumi, mio piccolo amico. Allora le fabbriche di profumi falliranno. Consentirò loro di continuare la loro industria. Il mio scopo è di dimostrare la potenza di Dio. Signore, è proprio necessario fare la dimostrazione di Dio. Non fa egli dei miracoli in ogni cosa, in ogni luogo? Sì, ma anche noi dobbiamo rendere manifesta una parte della sua infinita varietà creativa. Quanto tempo vi è occorso per rendervi padrone di quest'arte? 12 anni. Per fabbricare profumi con mezzi astrali? Mi pare, onorevole saggio, che abbiate sprecato una dozzina d'anni per ottenere delle fragranze che si possono avere con poche rupie da qualsiasi fioraio. I profumi svaniscono con i fiori. I profumi svaniscono con la morte. Perché dovrei desiderare quello che alletta solamente il corpo? Signor filosofo, tu mi piaci. Ora stendi la mano destra. E fece un gesto di benedizione. Mi trovavo ad una certa distanza da Ganda Baba e nessun altro mi era tanto vicino da potermi sfiorare. Stesi la mano che lo yogi non toccò. Quale profumo desideri? Quello della rosa. E così sia. Con mia grande sorpresa, la deliziosa fragranza delle rose si diffuse con violenza dal cavo della mia mano. Sorridendo, presi un grande fiore bianco in odore che si trovava in un vaso. Può questo fiore senza profumo odorare di gelsomino? Così sia. Istantaneamente, dai petali si sparse una fragranza di gelsomino. Ringraziai il mago e sedetti accanto a un suo discepolo. Egli mi disse che Ganda Baba, il cui vero nome era Vishuddhananda, aveva appreso da un maestro del Tibet molti sorprendenti segreti yoga. Lo yogi tibetano, così mi fu assicurato, aveva raggiunto l'età di oltre 1000 anni. Il suo discepolo Ganda Baba non opera sempre prodigi con i profumi usando semplicemente la parola come avete visto voi. L'allievo parlava del maestro con visibile orgoglio. I suoi procedimenti mutano moltissimo per adeguarsi ai diversi temperamenti delle persone che lo avvicinano. È meraviglioso. Molti membri dell'intelligenza di Calcutta sono suoi seguaci. Nel mio intimo decisi di non aumentare il loro numero. Il guru così letteralmente meraviglioso non era di mio gusto. Con un cortese grazie a Ganda Baba me ne andai. Avviandomi pian piano verso casa, riflettevo sui 3 incontri diversi che mi si erano offerti in quello stesso giorno. Incontrai mia sorella Uma sulla porta della nostra casa in Gurpar Road. Diventi proprio un elegantone, ti profumi! Senza risponderle, le feci segno di fiutare la mia mano. Che delizioso profumo di rose, ed è insolitamente forte! Pensando che era davvero fortemente insolito, in silenzio le passai sotto il naso il fiore profumato astralmente. «Oh, adoro il gelsomino!» prese il fiore. Un comico stupore si dipinse sul suo viso mentre aspirava ripetutamente il profumo di gelsomino da un fiore che ella ben sapeva in odore. La sua reazione dissipò il mio sospetto che Ganda Baba mi avesse portato ad uno stato di autosuggestione tale da permettere soltanto a me di percepire quei profumi. In seguito seppi da un amico, Alakananda, che il santo dei profumi aveva anche un potere che vorrei fosse a disposizione di tutti quei milioni di persone affamate nel mondo. Mi trovavo con un centinaio di persone nella casa di Ganda Baba a Burdwan, mi raccontò Alakananda. Era un giorno di festa.
Poiché si diceva che lo yogi avesse il potere di estrarre oggetti dall'aria, ridendo gli chiesi di materializzare dei mandarini, frutti allora fuori stagione. Immediatamente i luchi collocati sui piatti di foglie di banane si gonfiarono. Ogni panino racchiudeva un mandarino pelato. Morsi il mio con un po' di trepidazione e lo trovai squisito. Molti anni dopo, per la realizzazione interiore, compresi in quale modo Gandababa otteneva le sue materializzazioni. Il metodo, ahimè, è al di là delle possibilità delle masse affamate che popolano il mondo. I diversi stimoli sensori a cui l'uomo reagisce, stimoli olfattivi, tattili, visivi, gustativi, uditivi, sono prodotti da variazioni vibratorie di elettroni e protoni. Le vibrazioni a loro volta sono regolate dal prana, dai vitatroni, sottili forze vitali, energie più fini di quelle atomiche, caricate intelligentemente delle cinque distintive sostanze e idea sensorie. Gandababa, ponendosi in sintonia con la forza pranica mediante particolari esercizi yoga, era capace di indurre i vitatroni a modificare la loro struttura vibratoria e realizzare così in modo oggettivo i propri desideri. I miracoli, come quelli compiuti dal santo dei profumi, sono manifestazioni spettacolari, ma spiritualmente inutili. Non avendo quasi altro scopo che quello di divertire i presenti, distolgono dalla seria ricerca di Dio. L'ipnotismo è stato usato dai medici in piccoli interventi chirurgici a guisa di cloroformio psichico su persone che non avrebbero potuto sopportare l'anestesia. Ma lo stato ipnotico è dannoso per coloro che vi si assoggettano spesso. Ne deriva un effetto psicologico negativo che con l'andar del tempo danneggia le cellule cerebrali. L'ipnotismo è una violazione del territorio della coscienza altrui. I suoi fenomeni transitori non hanno nulla in comune con i miracoli compiuti da uomini dalla divina realizzazione. Essendo desti in Dio, i veri santi effettuano dei mutamenti in questo mondo di sogno per mezzo di una volontà armonicamente accordata col cosmico sognatore creativo. L'ostentata manifestazione di poteri insoliti viene riprovata dai grandi maestri. Il mistico persiano Abu Sa'id rise una volta di alcuni fakiri, che sono gli yogi musulmani, che si vantavano di possedere miracolosi poteri sull'acqua, sull'aria e lo spazio. Anche una rana si sente a casa sua nell'acqua, fece rilevare Abu Sa'id con lieve disprezzo. La cornacchia e l'avvoltoio volano nell'aria con tutta facilità. Il demonio è simultaneamente presente sia in Oriente che in Occidente. Un vero uomo è colui che vive con giustizia tra i propri simili, che compra e vende, ma che nemmeno per un solo istante dimentica Dio. Nota. L'ideale è che la mano e il cuore operino insieme in armonia. Questo significa comprare e vendere, ma mai dimenticare Dio. Alcuni scrittori occidentali pretendono che la meta degli indù sia una pavida evasione nell'inattività e nel ritiro antisociale. Ma il quadruplo piano vedico per la vita dell'uomo è invece ben equilibrato per le masse e dedica metà del tempo allo studio e al lavoro e l'altra metà alla contemplazione e alle pratiche meditative. La solitudine è necessaria per prendere dimora stabile nel sé, ma i maestri, una volta divenuti tali, allora ritornano nel mondo per servirlo. Perfino quei santi che non si impegnano in opere esteriori elargiscono al mondo, coi loro pensieri e sacre vibrazioni, maggiori e più preziosi benefici di quanti ne possa dare la più strenua attività umanitaria degli uomini non illuminati.
i grandi, ciascuno alla propria maniera e spesso lottando contro un'accanita opposizione, si sforzano altruisticamente di ispirare ed elevare i loro simili. Nessun ideale indù, religioso o sociale, è soltanto negativo. L'ahimsa, cioè la non violenza, chiamata virtù piena, sakalodharma, nel Mahabharata, è un'ingiunzione positiva in virtù del suo concetto secondo il quale chi non è d'aiuto ad altri, in un certo senso, gli arreca danno. La Bhagavad Gita rileva che l'attività è una necessità inerente alla natura stessa dell'uomo. La pigrizia, semplicemente, è un'attività sbagliata. Nessun uomo sfuggirà all'azione ritraendosi dall'agire. No. E nessuno giungerà con le sole rinunce alla perfezione. No. E nessuna minima frazione di tempo, in nessun tempo, riposa senza azione. Poiché la legge della sua natura lo costringe, sia pur di malavoglia, ad agire. Poiché è azione di fantasia anche il pensiero. Colui che con un corpo forte serve la mente, sacrifica le sue forze mortali ad un degno lavoro e non cerca guadagni, Arjuna. Tale uomo è da onorare, compi l'opera tua. In un'altra occasione, il grande maestro persiano espresse il proprio punto di vista sulla vita religiosa nel modo seguente. Mettete da parte quello che avete nella testa, desideri egoistici e ambizioni. Dare generosamente quello che avete nelle mani. Non ritrarsi mai dinanzi alle avversità della vita. Né il saggio imparziale del tempio di Kaligat, né lo yogi addestrato nel Tibet avevano soddisfatto il mio desiderio di trovare un guru. Il mio cuore non aveva bisogno di una guida per riconoscerlo e gridò spontaneamente il suo bravo, tanto più forte perché raramente veniva destato dal silenzio. Quando alla fine incontrai il mio maestro, egli mi insegnò con la sola sublimità dell'esempio la misura del vero uomo.